Finalmente un po' di giustizia viene data alla provincia di Foggia da parte della Giunta Emiliano, che durante la discussione sull'assestamento di bilancio si è parlato dell'ormai dimenticato aeroporto civile del Gino Lisa di Foggia, che ha sollevato però l'ira di alcuni consiglieri tarantini, come quello di Sinistra Italiana Liberi e Uguali, Mino Borracino. Sinistra Uguale si fa chiamare chi guarda solo ai propri interessi e a quello della propria provincia, Taranto, da sempre privilegiata dalle diverse gestioni che si sono succedute, in primis quella attuale, facendo capo al governatore Emiliano. Ebbene, l'articolo 9 di questo disegno di legge, presentato in Consiglio regionale, è interamente dedicato al Gino Lisa di Foggia, che viene individuato come centro strategico della protezione civile regionale, prevedendo altresì che si possano svolgere anche attività legate al traffico passeggeri di linea e charter per far fronte alle esigenze di mobilità del territorio foggiano, caratterizzato dall'esistenza di aree interne con forti problemi di accessibilità. Per ammodernare l'infrastruttura aeroportuale foggiana e renderla adeguata alle nuove funzioni che andrà a svolgere, la Regione Puglia stanzia complessivamente 7,5 milioni di euro. Un componente di Liberi e Uguali, che dovrebbe vergognarsi di parlare in questo modo, dopo tutte le tante violenze che Foggia, il suo aeroporto, ha dovuto e sta subendo in questi ultimi tempi, in special modo per l'allungamento della sua pista, che non vede ancora la soluzione. Una provincia, quella foggiana, ricordiamo al consigliere di Liberi e Uguali, tra le più ampie non solo del Mezzogiorno, ma dell'intero paese, viene sistematicamente bistrattata.